Da una parte l'amministrazione della casa di riposo San Giovanni Battista di Montebello, che cerca soluzioni per agevolare la gestione dell'istituto, dall'altra i sindacati CGIL e UIL che protestano per la prospettiva ormai certa della privatizzazione dei servizi. Di recente nella cittadina si è tenuto un incontro alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in cui è stato confermato l'affidamento dei servizi di gestione sociosanitaria e sanificazione degli ambienti interni della struttura che può ospitare 110 anziani. È andata nel peggiore dei modi, purtroppo questo non ci stupisce, questo è il primo commento contenuto in una nota firmata dalle due sigle. Come se non bastasse, la casa di riposo si riserva di estendere l'esternalizzazione anche al servizio infermieristico notturno per i 65 restanti posti letti. Tra le motivazioni che hanno portato alle scelte rientrano la difficoltà nella gestione del personale dovuta all'elevato numero di dipendenti part-time e le plurime assenze dal lavoro dovute a malattie o congedi parentali. Giustificazioni che non vanno giù ai portavoce dei lavoratori. Siamo francamente allibiti, questo vuol dire che i lavoratori di cooperativa si possono ammalare o usufruire di congedi previsti dallo Stato? E questo è il modo di fidelizzare il personale in un periodo in cui la carenza di operatori addetti all'assistenza sta mettendo in seria difficoltà molte strutture residenziali per anziani? Facciamo presente che buona parte degli operatori rimasti se ne sono andati di fronte al rischio di veder peggiorate le loro condizioni contrattuali passando alle dipendenze di altre cooperative.